Allora, buonasera a tutti e benvenuti a Casa Pound. Siamo qui stasera per parlare di un tema che è tornato negli ultimi tempi prepotentemente al centro del dibattito politico, ossia la Costituzione italiana. Ricordiamo che la Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, quindi da poco ha compiuto la bellezza di 71 anni. E quindi sappiamo, abbiamo visto che addirittura Renzi ha messo la sua carriera politica, se l'è giocata quasi su una riforma della Costituzione, tant'è che possiamo dire che in questo dibattito il fronte si è diviso tra chi si è, diciamo, si è, vede la Costituzione come qualcosa di intoccabile, quindi notiamo un attaccamento quasi feticistico alla lettera, forse più allo spirito della Costituzione, e chi invece ritiene che la Costituzione italiana non sia più al passo con i tempi, quindi che sia in qualche maniera obsoleta. E quindi noi abbiamo cercato con questa serata di tracciare un piccolo bilancio, comunque cercare di capire che cosa nella Costituzione è ancora attuale e che cosa invece appunto è obsoleto, che cosa è vivo e che cosa è morto nella Costituzione italiana. E questa sera ne parleremo con Simone Di Stefano, che è il segretario nazionale di Casa Pound Italia. Lo faremo con Carlo Vivaldi Forti, che è professore ordinario di sociologia e psicologia sociale presso l'Istituto di Neuroscienze Dinamiche di Bellinzona, e lo faremo con Francesco Carlesi, invece dottorando in studi politici. Tra l'altro, sia Carlesi che Vivaldi Forti hanno dedicato due loro libri al tema della Costituzione in maniera più o meno diretta. Quindi Francesco si è occupato della terza via italiana, quindi soprattutto sul corporativismo fascista, e ha visto che cosa di quell'esperienza poi è stato recepito dai padri costituenti, che comunque è sopravvissuto magari in maniera anche sotterranea nella storia politica d'Italia e nella storia anche economica d'Italia. Mentre il professor Vivaldi Forti ha pubblicato di recente presso l'editore Solfanelli un libro specificamente dedicato alla Costituzione, ossia Una nuova Costituzione. Quindi il professor Vivaldi Forti si situa tra coloro che sostengono una riforma più profonda della legge fondamentale italiana. E stavo notando prima che entrambi i sottotitoli dei libri del professor Vivaldi Forti e di Carlesi riportano la parola modello. Ecco, questo è interessante perché è storia di un modello sociale e per un nuovo modello di sviluppo. Questo è interessante perché vuol dire che la discussione, il tema del dibattito non si riferisce soltanto a piccole migliorie, diciamo, comunque a dei piccoli palliativi, ma si riferisce a una questione che investe tutto l'ambito politico, istituzionale e anche sociale del nostro paese. E volevo appunto adesso, senza annoiarvi ulteriormente, volevo poi passare la parola ai nostri relatori. Però dobbiamo capire questa cosa, perché la discussione non è stata affrontata solo in termini puramente tecnici, in termini puramente, diciamo, istituzionali, costituzionali, eccetera. Ma c'è veramente una speculazione politica sul concetto di Costituzione e sulla Costituzione stessa. L'abbiamo sentito più di una volta: la Costituzione più bella del mondo. Lo è? Non lo è? Stasera cercheremo di scoprirlo. Però una cosa che salta subito all'occhio, soprattutto quando quelli che ho definito attaccati feticisticamente alla Costituzione parlano di una Costituzione fondata sull'antifascismo e sui valori presunti della Resistenza. Ecco, quindi diciamo che la Costituzione viene utilizzata come un'arma politica, anche di ricatto politico. Io volevo chiedere proprio a Simone: ma questa Costituzione è veramente antifascista? Allora, buonasera a tutti, e mi sembra partiamo direttamente dal famoso elefante nella stanza di cui nessuno vuole parlare. La conferenza non credo nasca con l'intento di approfondire e sviscerare questa argomentazione sulla Costituzione, però è bene ricordare in apertura dei lavori che la Costituzione italiana non ha mai all'interno della sua stesura la parola antifascismo, non ha mai all'interno della sua stesura la parola resistenza, neanche la parola valori, se per questo, e non se ne parla mai fino alla famosa dodicesima
disposizione transitoria, che a questo punto, visto che si parla di Costituzione e quindi di cose scritte, sarebbe meglio per una volta andarsela a leggere, visto che la Costituzione è PDF, sta sul sito del Senato, ce l'abbiamo tutti quanti sotto mano, andiamo a questa famosa 12ª disposizione transitoria, che cita: è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Comma 2, quindi si va oltre, cosa che non viene mai letta da nessuno, perché fin qui tutti quanti la conosciamo, ce l'hanno detta da quando siamo nati fino ai giorni nostri, siamo stati allattati con questa prima parte. Poi sotto c'è la seconda parte di questa 12ª disposizione transitoria, che dice: in deroga all'articolo 48 sono stabilite con legge per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, quindi 5 anni dopo il 48, limitazioni temporanee al diritto di voto e eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. Quindi, come già ampiamente detto, 5 anni dopo, il 1948, Mussolini o Pavolini o Farinacci fossero stati in vita, sarebbero potuti tranquillamente essere stati candidati al Parlamento ed eletti in Parlamento senza che nessuno, a norma di Costituzione, potesse mai alzare la manina e dire no, questo non si può fare. Nei fatti poi la storia lo racconta, è nato il Movimento Sociale Italiano, che era un partito fondato dai reduci della Repubblica Sociale Italiana. All'interno c'erano tanti combattenti della Repubblica Sociale Italiana, tanti esponenti politici che avevano fatto politica nel disciolto, famoso disciolto partito fascista, e la storia del Movimento Sociale è abbastanza chiara. Nonostante tutti si siano impegnati in tanti anni a chiedere lo scioglimento del Movimento Sociale, a cercare di boicottarne l'operato politico, a parlare di arco costituzionale, il Movimento Sociale è stato in Parlamento da quando c'è stata la prima elezione fino a che non l'ha sciolto il signor Gianfranco Fini. Quindi la storia del Movimento Sociale è quella, è chiara, è limpida. All'interno c'era Almirante, che pubblicamente in diverse interviste, anche a Mixer da Minoli, c'è un'intervista, la potete trovare in rete, si trova molto facile, il signor Almirante affermava candidamente, anche perché l'aveva vissuto, era stato iscritto al partito, aveva fatto la guerra, aveva rischiato anche lui di essere fucilato, che lui era sostanzialmente un fascista. E questa, la storia del Movimento Sociale, ci insegna che anche i fascisti, se organizzati in un partito libero, aperto a tutti quanti, e se concorrono alle libere elezioni democratiche, possono tranquillamente fare politica in questa nazione senza che nessuno debba avere modo o motivo di cercare di contrastarne appunto la presenza, come fanno da anni i nostri amici. Ma questo è solo il preambolo, perché questo serve soltanto a far capire che chi oggi parla di Costituzione la cita ogni 5 minuti, la cita esclusivamente per citare questa 12ª disposizione transitoria. Di tutto il resto non se ne parla più. Cioè, di tutto ciò che c'è di buono, ma anche altre cose che sono sbagliate, perché è chiaro che se la Costituzione fosse qualcosa di perfetto, no, forse non ci troveremmo neanche in questa situazione, perché ci troviamo in una situazione gravissima. Noi abbiamo perso completamente la nostra sovranità, abbiamo abdicato una serie di poteri dello Stato a sovrastrutture internazionali neanche così trasparenti e neanche così democratiche. Tutto questo è stato fatto con la Costituzione vigente in atto, quindi o qualcuno si è distratto pesantemente, o forse nella Costituzione c'era qualche falla in cui ci si poteva infilare. Oltre questo, ci hanno rimesso mano, infilando sempre sul diktat dell'Unione Europea, il pareggio di bilancio in Costituzione, modificando l'articolo 81, che è un'altra delle rivendicazioni politiche che Casa Pound è di togliere quello sciagurato articolo per il pareggio di bilancio, perché lo Stato non è una famiglia, ma lo Stato forse assomiglia di più a un'azienda. Nessuna azienda può lavorare in pareggio di bilancio. Un'azienda, per vivere, deve investire denaro, far lavorare le persone e poi rientrare nei denari che ha investito, possibilmente aumentandoli. Quindi questo per dire che la Costituzione oggi, come abbiamo detto anche nel sottotitolo, e poi passiamo agli altri interventi, può essere sicuramente un'arma nelle nostre mani per difenderci dalla globalizzazione, per difenderci dal globalismo spinto, per difenderci dagli appetiti, dagli interessi delle grandi multinazionali, perché dopo lo analizzeremo. Dentro la Costituzione ci sono degli articoli che poi sono anche difesi in un punto programmatico di Casa Pound, che lo dirò fuori, scusate, sempre al volo,
che mi sembra abbastanza chiaro, poi per chi parla di Casa Pound, dei detrattori di questo movimento politico che è il malassoluto, al punto 16 del programma depositato alle elezioni da 10 anni a questa parte, per un'applicazione reale della Costituzione, quindi così si chiama, applicazione reale della Costituzione, citando i punti che ci interessano, l'articolo 46, la socializzazione delle imprese, l'articolo 1, questa è una Repubblica fondata sul lavoro e non sulla speculazione finanziaria, l'articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove condizioni di questo, insomma c'è tutto un decalogo di ciò che ci piace alla Costituzione che è stato messo nel programma di Casa Pound. Questo ovviamente sconosciuto ai più, è una fondamentalmente delle parti che consente a questo movimento politico, perché tutti si chiedono ma come fa un movimento politico che si dichiara erede di quella radice, no? Il fascismo, la Repubblica Sociale, il movimento sociale, noi ci dichiariamo eredi di quel filo storico e siamo qua in questo millennio, come fanno oggi queste persone a fare politica senza che un giudice o un magistrato si possa svegliare una mattina e dire che questo movimento va sciolto? Perché Casa Pound si cambia democraticamente le elezioni e riconosce ciò che c'è di buono all'interno della Costituzione, anche ciò che c'è di sbagliato, che probabilmente il bicameralismo perfetto non funziona, anche noi vorremmo modificarlo, ed è un altro dei punti programmatici di Casa Pound, una modifica costituzionale che cancelli una delle due Camere e la sostituisca con una Camera che rappresenta il cittadino in base alla funzione che ha all'interno della nazione. Cioè noi dobbiamo essere rappresentati politicamente in una Camera come espressione del nostro pensiero politico-filosofico e in un'altra Camera dobbiamo essere rappresentati in base a quello che facciamo, se siamo operai, se siamo imprenditori, se siamo creativi, se siamo artigiani, se siamo pescatori, se siamo industriali, imprenditori, dobbiamo essere rappresentati anche in base alla funzione che abbiamo all'interno dello Stato e queste due Camere insieme devono portare avanti una nazione che così forse può avere una visione diversa rispetto a sto bicameralismo perfetto che in questi anni non ha portato sostanzialmente alla difesa più che altro della nazione, perché alcune cose buone le avevamo e oggi non le abbiamo più. E detto questo passiamo ai prossimi interventi, se no mi dilungo troppo, però vedete che il tema è importantissimo e fondamentale per far capire quali sono gli strumenti che oggi abbiamo per cercare di rivendicare una sorta di sovranità anche in questo, diciamo così, marasma generale, in questo attacco continuo allo Stato italiano. Sì, Simone, tu hai toccato temi effettivamente interessanti, perché la Costituzione effettivamente è basata su un'architettura economica che non è neoliberista e nonostante questo però, cedendo di continuo la nostra sovranità, che secondo il primo articolo della Costituzione appartiene al popolo, alla fine tutta questa impalcatura è venuta a cadere e quindi ci troviamo, diciamo, ostaggio della finanza speculativa. Permettimi solo una digressione, vabbè. Quando c'è scritto il popolo nella Costituzione sembra una sciocchezza, ma si parla di popolo italiano, no? Perché a volte no, dice il popolo, i cittadini di che? Del mondo? No, i cittadini che hanno in essere di riconoscersi all'interno della nostra Repubblica, che hanno il documento cittadinanza italiana e che sostanzialmente stanno qui da quasi 3.000 anni a cercare di far sì che in questa penisola esista uno Stato, perché spesso e volentieri i detrattori, diciamo così, delle nazioni, degli stati e dei confini vi dicono ma la Costituzione parla di cittadini, allora va bene pure per il senegalese che è arrivato qua l'altro ieri. No, la Costituzione è per i cittadini italiani, questo è bene ricordare, è il popolo italiano. Sì, esatto, e comunque stavo dicendo che una delle caratteristiche fondamentali della Costituzione italiana è appunto questa impalcatura economica basata su un'economia mista, quindi dove l'intervento dello Stato viene armonizzato con invece l'iniziativa privata. E appunto voglio, questo l'ha detto anche Simone, l'ha richiamato la memoria, insomma, questa Costituzione è fondata sul lavoro e questo è molto interessante perché è un unicum. Non penso ci sia un'altra Costituzione che si fonda sul lavoro. Però allora io mi chiedo, cioè comunque lo chiedo poi a Francesco più in particolare, come viene fuori quest'idea di una Repubblica addirittura fondata sul lavoro e non su altro, non sulla libera iniziativa o non sul capitalismo o non su altro? Ecco, cioè, visto che spesso i nostri direttori parlano di una Repubblica basata sulla resistenza, ecco, io voglio capire quali sono poi le origini, magari anche sconosciute, magari rimosse, magari nascoste di questa Costituzione. Buonasera a tutti, innanzitutto.
Allora, la domanda sicuramente è interessante. E le origini non sono semplicemente quelle che ci hanno detto, quindi ci hanno sempre presentato il 1945 come un momento di rottura, ma per chi studia la storia è evidente che le date sono delle semplificazioni. Spesso ci sono dei fiumi carsici che sono meno evidenti di quello che si possa pensare, però la storia non va studiata per compartimenti stagni. E quindi la Costituzione italiana, come poi tutta la storia della seconda, della prima Repubblica, quindi quella che succede il fascismo, risente inevitabilmente di un clima culturale che è quello tra le due guerre, che non è solo italiano. Tra le due guerre c'è una riflessione economica, a mio parere, insuperata per tutto il Novecento, che mette in discussione letteralmente i dogmi liberisti, quelli di cui si parlava prima. E quindi c'è Keynes, la messa in discussione del liberismo, dell'economia classica, e quindi c'è il piano, l'Unione Sovietica, il comunismo, quindi c'è il New Deal, le riforme democratiche, lo Stato liberale va in crisi dopo il 29, letteralmente, il capitalismo va in crisi e sorge un nuovo mito democratico che vara ampie riforme sociali e, guardate un po', dialoga anche con il fascismo, perché all'interno di questo quadro c'è anche l'Italia, l'Italia fascista, che riesce a dialogare a livello internazionale. Perché? Perché ha una teoria che non è quella liberale, anzi riesce a dialogare proprio in virtù del fatto che ha rifiutato alcuni dogmi liberali e l'ha fatto prima della crisi del 29, che è una crisi che ricorda quella del 2008, ma fu anche molto più feroce. E l'ha fatto prima. E questa teoria, diciamo, che informa il fascismo, è la teoria del corporativismo, una terza via, vuole essere una terza via, poi chiaramente le costruzioni subirono, insomma, le difficoltà dell'epoca, una terza via tra comunismo e liberismo, improntata sulla collaborazione di classe, quindi la collaborazione di tutti i cittadini, di tutti i lavoratori, in nome del supremo interesse nazionale. E poi c'era la programmazione economica, c'erano tanti aspetti originali. Questa temperie culturale investe non solo i fascisti, quindi coloro i quali portavano avanti effettivamente questo progetto di radicale trasformazione della società, e quindi pensiamo ai sindacalisti, pensiamo alla sinistra fascista descritta da Giuseppe Parlato, ma anche altri ambienti, tra cui gli ambienti cattolici. La classe dirigente cattolica, quella della Democrazia Cristiana, dal 45 in poi, nasce e cresce in quel fermento culturale. Amintore Fanfani era giudice dei littoriali della cultura fascisti, era professore di diritto corporativo, scrive il suo libro più importante nel 34, che è uno studio sul capitalismo, molto bello, affascinante. Quindi si permea di questa cultura, che era una cultura che vedeva il lavoro come mito, come pedagogia rivoluzionaria. Quindi è inevitabile che poi Fanfani giochi un ruolo decisivo nella stesura dell'articolo 1, Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, e dell'articolo 3, perché l'articolo 3 parla nel primo comma di evitare le discriminazioni, ma dopo dice che la Repubblica deve assicurare la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica. Questo è il corporativismo, sostanzialmente. Poi è chiaro, non stiamo qui tracciando una linea netta, è chiaro che ci sono altre influenze culturali, però sicuramente risente di quello. Allora io ho cercato di vedere le realizzazioni fasciste e andare a vedere poi se nella Costituzione effettivamente c'è qualcosa. Se noi andiamo a vedere la prima legge così definita corporativa, la legge sindacale del 1926, cosa prevede? Prevede i contratti collettivi nazionali, cioè il fatto che lavoratori e datori devono arrivare ad un equilibrio, che è proprio il contratto collettivo che stabilisce reciproci diritti, reciproci doveri. Il contratto collettivo è ancora quello che oggi regola i rapporti tra le parti sociali, e dal 26 al 34 ne furono stipulati 9.000, quindi diciamo che una mano forte del fascismo sulla società c'è. Ma c'è anche un'altra cosa: il riconoscimento giuridico del sindacato, che all'epoca era sostanzialmente unico, quindi quello fascista, con tutte le controindicazioni del caso, questo va detto. Però questo c'è ancora, articolo 39 della Costituzione del 48, il riconoscimento giuridico. E se i sindacati oggi non lo fanno è perché rifuggono dalle responsabilità che gli deriverebbero da questo riconoscimento. Ma il riconoscimento voleva essere un onere, ma anche una grande responsabilità, cioè il contratto collettivo ha valore di legge. Poi nel 27 prosegue la strada, Carta del Lavoro, il fascismo tenta
di lanciare un suo messaggio autonomo, appunto, prima della crisi del 29, basato sul lavoro. E nella carta del lavoro c'è un elemento importante, la funzione sociale della proprietà, articoli 41, 42, 43 della Costituzione del 48, il diritto a un'equa retribuzione, articolo 36 della Costituzione del 48, senza contare che nello stesso articolo c'è anche il riconoscimento del ruolo della madre, e quindi il fatto che il lavoro non deve fermare questo ruolo della famiglia fondamentale della madre, a mio parere è una cosa molto interessante. Successivamente prosegue la strada, Valerio ha parlato di stato imprenditore, e in effetti negli anni 30 il fascismo edifica questo famoso stato imprenditore, l'istituto della ricostruzione industriale, che sarà la chiave di volta del boom economico del dopoguerra. Nel 1938 l'industria supera l'agricoltura nella formazione del PIL, quindi l'industrializzazione italiana avviene tra le due guerre. E questo modello dà vita a una classe manageriale pubblica di altissimo livello, di cui beneficia a sua volta l'Italia nel dopoguerra, quindi Paronetto e quindi Saraceno, tanti nomi interessanti. E non di meno all'interno di questo quadro si varano dei veri e propri piani autarchici, in cui le corporazioni giocano un ruolo abbastanza importante, perché il progetto sostanziale era quello di far partecipare le persone nella loro qualità di lavoratori al processo produttivo, all'economia della nazione. Poi c'erano degli ostacoli burocratici fortissimi, c'era sicuramente un accentramento che sarà criticato poi dagli stessi fascisti, quindi luci e ombre, però l'impronta c'è. E questi piani saranno poi ripresi dai governi del dopoguerra, piano Vanoni, piano Peraccini, c'è Fanfani, sempre lui, che va a bussare a casa di un sindacalista fascista, Francesco Grossi, per elaborare il piano casa. Dice, mi servono i piani dell'edilizia popolare che sono stati studiati tra le due guerre. E successivamente, apro una parentesi, c'è anche la legge bancaria, 1936, la separazione tra banche di investimento e banche commerciali, il fatto che bisogna porre un freno alla speculazione. Articolo 47 della Costituzione del 48, la disciplina pubblica del credito, l'accesso del risparmio popolare alla prima abitazione, questo poi lo ritroveremo poi anche nella Repubblica Sociale, attuato ovviamente in forma molto, molto embrionale. Proseguo rapidamente, 1939, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Questo è il passaggio con cui una delle due Camere, anche questo lo stavano dicendo prima, una delle due Camere viene sostituita. Quindi non più rappresentanza politica di due Camere, ma una politica, una del lavoro. Le categorie entrano all'interno del processo legislativo. Anche qui chiaramente è un processo bloccato, perché spesso le nomine non sono elettive, quindi ci sono molte difficoltà. Però all'interno della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ci stanno le commissioni parlamentari, che è un altro strumento che viene ampiamente utilizzato nel dopoguerra. E un ulteriore richiamo, Costituzione del 48, articolo 99, il CNEL, istituto bistrattato da tutti, spernacchiato, Consiglio Nazionale Economia del Lavoro, che è un istituto che ricalca in pieno quelle che erano le aspirazioni fasciste. Quindi fa creare un organo di produttori, di competenti, di esperti, capace di sorvegliare il mercato, di capire dove investire, di capire quali settori aiutare, una vera e propria programmazione economica. Ed è un peccato che questo organo poi non sia stato messo in funzione correttamente, come tante altre cose. Ma d'altronde l'MSI, che poi raccoglie questo lascito, accanto alle grosse critiche che faceva al sistema partitocratico, diceva, mettiamo in funzione CNEL, diceva, attuiamo l'articolo 46. 60 anni fa la CISNAL fece un convegno, attuare l'articolo 46 della Costituzione. Proseguiamo, codice civile del 42, in piena guerra, quindi momento drammatico per la nazione, grandi errori da parte dei militari, anche della classe dirigente fascista, però i tecnici, gli intellettuali continuano questa elaborazione. Due passaggi mi preme sottolineare del codice civile. Uno, il lavoratore passa da prestatore d'opera a collaboratore dell'azienda. Due, articolo 2554, partecipazione agli utili. Quindi la socializzazione delle imprese, che viene poi
dipinta come il passaggio ultimo disperato del fascismo, in parte lo è, però era già insita in alcune leggi, in alcune esperienze. Andiamo a rileggere La sinistra fascista di Giuseppe Parlato, le troviamo chiare queste cose. E da qui infatti è facile ricollegarsi all'ultimo passaggio, che è quello appunto della socializzazione delle imprese, con cui si vuole escludere il capitale puramente speculativo dalla gestione delle aziende. Quindi consiglio di gestione che amministra l'azienda, ci sono i datori alla pari seduti con gli imprenditori, ma il capitale speculativo non c'è, quindi qualcosa di abbastanza importante. C'è un fermento culturale intensissimo durante la RSI, progetti di costituzione e elementi di questo genere, quindi abbiamo visto molto velocemente come tutte questi piccoli passaggi poi si sono ritrovati nella Costituzione, nella parte economica della Costituzione, perché personaggi come Fanfani, ma anche come Moro, erano cresciuti in quel clima. Moro, anche lui parteciperà ai editoriali, sposerà addirittura le teorie dello Stato etico, comincerà a sviluppare un'attenzione per il Mediterraneo importante, che ritroverà poi nella sua politica successivamente. Quindi, per chiudere, questo piccolo affresco vuole arrivare poi, secondo me, a una conclusione, cioè al fatto che gli storici devono restituire questa pagina alla storia italiana come passaggio fondamentale della creazione di un modello sociale, con tutte le sue ombre, le sue luci. Però non si può pensare storicamente di parlare di bene e male o di fare delle cesure nette a livello storico, questo no. Quindi rileggere la Costituzione in questa chiave può creare nuove opportunità e soprattutto può permettere alle persone di scontrarsi sull'oggi piuttosto che su quello che si sono fatti i nostri nonni 70 anni fa. Intervento è stato particolarmente interessante, perché nel dibattito pubblico non filtrano queste linee di continuità, appunto, come hai parlato tu giustamente, di correnti carsiche, no? Che hanno attraversato comunque quel periodo drammatico della fine della guerra, fino per arrivare poi all'elaborazione della Costituzione. Una Costituzione che, abbiamo detto, mantiene questa impalcatura economica forte per un'economia mista, così possiamo chiamarla, quasi corporativa, un'economia che vede nel bene pubblico, nel bene collettivo, il proprio modello ideale. Però, come abbiamo detto, la Costituzione forse più bella del mondo, non lo so, perché comunque effettivamente ci sono invece delle cose più, non so se obsolete, non so se non sono mai state buone, però sicuramente oggi, in un mondo, come ci ripetono, un mondo globale, il mondo di internet, il mondo in cui servono decisioni veloci, rapide, decisive, diciamo che questa Repubblica parlamentare è una Repubblica che ci consente queste decisioni rapide, queste decisioni irrevocabili, se vogliamo chiamarle così, cioè è una Costituzione al passo dei tempi? Io questo lo chiedo al professor Vivaldi Forti. Grazie. Ecco, prima di entrare nel vivo della conversazione, doverosamente un ringraziamento a Casa Pound per avermi invitato questa sera. Per me è un grande onore essere qui insieme a voi, soprattutto a questo livello, a livello nazionale. Poi saluti da parte del collega Daniele Trabucco, che avrebbe dovuto partecipare a questo dibattito, purtroppo non ha potuto farlo per motivi di salute non gravi, per fortuna, ma che esigevano una risposta immediata a livello di check-in medico, diciamo. Ecco, fatte queste premesse, io entro subito nel vivo dell'argomento. Il libro a cui faceva riferimento prima, cioè Una nuova Costituzione per un nuovo modello di sviluppo, che è quello che io
ho pubblicato con l'editore Solfanelli, che fra l'altro è qui presente, ringrazio anche lui non solo per la sua presenza stasera, ma per il coraggio che ha sempre mostrato di pubblicare libri controcorrente, assumendosi tutte le responsabilità, quindi magari tutta l'editoria avesse questa visione, diciamo, alta, no, della cultura. Ecco, a questo punto io che cosa ho inteso di fare pubblicando questo libro? Innanzitutto ho parlato della Costituzione italiana, quindi quando mi riferisco a una nuova Costituzione parlo ovviamente di quella italiana, muovendo dai dati di fatto attuali, cioè dalla Costituzione del 1948. Però vorrei sottolineare le ipotesi di riforma, cioè le ipotesi di cambiamento della Costituzione, non riguardano esclusivamente l'Italia, perché oggi in un mondo che tende a una globalizzazione costante, direi che i problemi che affronta la società italiana sono gli stessi problemi che affronta poi tutto l'Occidente. Potremmo dire tutto il mondo, ma non ci spingiamo troppo in avanti, perché non credo che paesi magari del centro Africa o anche paesi asiatici come la Cina o come la Corea siano confrontati in questo momento con i nostri stessi problemi. Però certamente di tutto il mondo occidentale stiamo parlando. Allora, qual è la mia tesi? La mia tesi è che in questo momento in tutto il mondo occidentale si è sviluppata una nuova forma di totalitarismo. È un totalitarismo che noi potremmo chiamare dolce, moderato, quasi invisibile, forse. Io non lo trovo francamente né dolce né moderato, lo trovo largamente invisibile, questo sì, perché ha tutto l'interesse di nascondersi per non essere colpito. Ma certamente la crudeltà con cui viene governata la società contemporanea dalle nuove élite, e poi devo dire la verità, a me non piace questa parola élite, perché è un francesismo che ha un significato positivo poi alla fine. Noi quando parlavamo di élite sociale, élite culturale, davamo un significato positivo anche in senso etico a questa parola. Io preferirei spolverare il termine aristotelico molto più chiaro di oligarchia, cioè noi siamo in presenza a una dittatura globale di una oligarchia finanziaria. Quindi diciamo pure, tiriamo fuori un'altra parolaccia, plutocrazia, cioè il dominio del denaro. Ecco, e col denaro subentra il processo di corruzione. Ecco, quindi a questo punto la corruzione, che colpisce evidentemente tutti i paesi dell'Occidente, compresa l'Italia, ma non in maniera esclusiva e non in maniera particolare, guardiamo quel che sta accadendo in Francia, per esempio, sicuramente i francesi ora stanno attraversando un periodo storico peggiore del nostro, malgrado tutto, ecco, noi siamo di fronte a un processo di corruzione generale della politica e soprattutto di crisi della rappresentanza. Perché? Perché i rappresentanti del popolo, eletti in forma tradizionale, cioè sulla base delle liste partitiche previste sì dalla nostra Costituzione, ma non solo dalla nostra, ripeto, Costituzioni in tutto il mondo occidentale, sono ormai stati, passatemi la parola, comprati da questi poteri forti, da questa oligarchia o da questa plutocrazia. Per cui se fino a un po' di tempo fa, fino a qualche decennio fa, il Parlamento era un luogo di libero dibattito, e io me lo ricordo ancora quando ero giovane io, un po' per merito di Almirante, ma non solo, anche per merito di altri leader politici, pensiamo appunto a Fanfani, persona di grande stima e di grande levatura morale e intellettuale, ma pensiamo anche agli avversari più duri, sto pensando per esempio a Togliatti, sto pensando a Nenni, cioè a coloro che certamente non avrebbero avuto alcuna simpatia nei nostri confronti, però
dobbiamo riconoscere che anche loro, di fronte agli attuali dirigenti politici di sinistra rispettivamente o di centro o di centrodestra, erano veramente dei giganti. E allora il Parlamento era in qualche misura un foro di libero dibattito. Oggi non lo è più, perché le élite finanziarie di cui si parlava prima, cioè le oligarchie, hanno imparato bene il gioco e si sono inserite con molta saggezza e anche con molta aggressività in questo gioco. Cioè, in pratica, come ho scritto in questo libro, ma come ho ripetuto anche in tanti altri dibattiti a cui ho partecipato, questa plutocrazia si è mangiata letteralmente partiti, parlamenti, governi. Per cui oggi la classe politica di tutto il mondo occidentale non ha in realtà nessuna forma di vera sovranità. E questo per noi è chiaro, perché quando poi cambiano i partiti di potere, quindi dal centro-destra si passa al centro-sinistra o viceversa, poi ci rendiamo conto che alla fine della fiera non è cambiato niente. Cioè tutto rimane, il modello rimane esattamente quello di prima, con qualche tentativo di piccolo miglioramento che però poi viene ricomposto, ricondotto all'ordine. Allora, il problema che io ho cercato di affrontare è come difendersi da questa nuova plutocrazia, da questa nuova dittatura oligarchica, più o meno invisibile. Ovviamente i vecchi strumenti, quindi la rappresentanza parlamentare, così come è descritta non soltanto dalla Costituzione italiana del 48, ma da tutte le principali costituzioni dell'Occidente, la rappresentanza parlamentare non è più uno strumento sufficiente per garantire la tutela e la difesa della libertà del cittadino. Occorre trovare delle nuove strade, dei nuovi strumenti. E allora ritorno a quello che è stato detto prima, in particolare l'amico Carlesi, che ha sottolineato questo punto. Credo che la società che produce, quindi la società che vive la vita del quotidiano di ogni giorno, debba essere rappresentata direttamente e non più per interposta persona o per interposto partito nei parlamenti, cioè negli organi dove si deliberano e si decidono le leggi, si delibera la politica. Allora, come arrivare a una rappresentanza diretta? Certamente ritorniamo a una forma di bicameralismo che non può essere perfetto, perché il cosiddetto bicameralismo perfetto non è tale, è una forma sostanziale di monocameralismo. Quando c'è stato il referendum del famoso 4 dicembre di 2 anni fa, io convintamente ho votato no. Ma ho votato no, non tanto perché avessi particolarmente antipatico il signor Renzi, il quale non è neanche molto simpatico, devo dire, ma insomma, diciamo che se la riforma da lui proposta avesse avuto uno sviluppo positivo da un punto di vista istituzionale, io potevo anche votarla, malgrado la non personale simpatia per il personaggio. In realtà, dietro alla cosiddetta abolizione del Senato non c'era nessun'altra volontà che quello di riproporre in forma apparentemente modificata un altro Senato che non faceva che peggiorare quello precedente. Il Senato eletto o nominato nei consigli regionali, che senso ha? I consigli regionali che cosa sono se non organi rappresentativi tradizionali eletti esattamente nello stesso modo e con gli stessi criteri della Camera dei Deputati. Quindi era solennemente una presa per il bavero, per i fondelli. No? Quindi no alla riforma di Renzi, ma sì a una seria riforma del Senato. E da un punto di vista storico ho cercato i precedenti
di questa ipotizzata riforma, alla quale poi io dedico diverse pagine, anche con proposte che ritengo innovative, però soprattutto sono andato a pescare nella storia, la storia vicina e lontana, su cui si appoggia appunto questa concezione di democrazia diretta, che poi è democrazia corporativa, perché non confondiamo la democrazia diretta con la famosa piattaforma Rousseau, ecco, qualcosa di totalmente diverso. Cioè, io sono d'accordo che le nuove tecnologie possono largamente aiutare il cittadino a formarsi un'idea e anche a comunicarla agli altri facendo rete, ma fondare le istituzioni pubbliche sul computer essenzialmente proprio io la riterrei una grande bestialità. Prima di tutto, l'obbligo di avere un computer non è sancito dalla Costituzione, e se io nel computer non ci capisco nulla, e se io non avessi soldi per comprarmelo, e se non avessi soldi per sottoscrivere un abbonamento, allora sarei tagliato fuori dalla democrazia? Ecco, non scherziamo, ci devono essere strumenti molto più validi. In passato, e qui arrivo a una descrizione molto rapida del problema, perché poi dopo vorrei che si sviluppasse un dibattito, altrimenti dovrei prendere troppo tempo, no? Se dovessi descrivere tutti i passaggi. Dopo la guerra, perché prima della guerra sappiamo cosa è stato fatto, il corporativismo fascista, Carlesi prima ha sottolineato i pro e i contro, certamente la Camera dei Fasci delle Corporazioni rappresentava una grande novità istituzionale, certamente aveva dei grossi limiti come la nomina dall'alto e non l'elezione dalla base, e queste sono tutte cose che sono state abbondantemente analizzate. Invece, vediamo nel dopoguerra quello che è stato fatto. Poca roba, direi, però quella poca ha un certo peso. Innanzitutto in Germania, cosiddetto modello renano, e mi riferisco proprio ai primi anni del dopoguerra, quindi all'epoca del cancellierato Adenauer. Adenauer non era uno schiavo della finanza globale, tutt'altro. Il suo ministro delle finanze e dell'economia, che era Ludwig Erhard, è stato uno dei più grandi nemici di tutte le forme di monopolio sia privato che pubblico, e sosteneva Erhard che laddove ci sono i monopoli non c'è libertà per il cittadino, qualunque cosa sia scritta nella Costituzione. È teorico, ma di fatto comanda e governa il monopolio, quindi il monopolio andava spezzato. La Germania in quegli anni, poi dopo si è rimangiato, non lasciamo perdere, in quegli anni ha tentato un salto. In che modo? Con un sistema partecipativo, di cui probabilmente molti di voi avranno sentito parlare, che si chiamava Mitbestimmung. Mitbestimmung è dal tedesco Bestimm mit, vuol dire decidere insieme. Noi potremmo definirlo la codecisione. E la codecisione è stata una prima forma applicata di partecipazione ed è stata all'origine del miracolo economico tedesco. Cioè, noi si dice, i tedeschi per forza, loro sono ricchi, eccetera, perché sono tedeschi, lavorano, quindi di fronte agli italiani che invece stanno tutto il giorno a non far nulla, al bar, a guardare le partite di calcio, certo, sono altre persone. Ora, non è vero questo. L'italiano, e questo lo posso testimoniare io che da molti anni purtroppo non per mia volontà lavoro all'estero, l'italiano è uno dei popoli che lavora di più in Europa, come numero di ore lavorate all'anno, perché se voi prendete il calendario di lavoro anche del paese dove io in questo momento sono impegnato nell'attività di ricerca accademica, cioè la Svizzera, ecco, la Svizzera di fronte a noi ha un orario di lavoro che è all'incirca il 30% in meno come numero di ore lavorate all'anno. Ecco, quindi non diciamo che gli italiani sono dei fannulloni
e che gli stranieri invece sono lì accaniti a produrre, a lavorare, perché questo è assolutamente falso. Diciamo che ci sono paesi meglio organizzati e paesi peggio organizzati. L'Italia è uno dei paesi peggio organizzati, non per colpa sua, ma per colpa delle mafie, fatemi dire la parola giusta, che ormai da troppo tempo la governano, non direttamente, indirettamente, cioè condizionando la politica. Ecco, quindi c'è stato questo primo tentativo, direi ben riuscito, da parte della Germania. L'altro tentativo, purtroppo non riuscito, ma che sul piano intellettuale è ancora più stimolante, è il tentativo di riforma partecipativa che Charles de Gaulle, presidente della Francia nel periodo 1958-1969, aveva in animo di suscitare. Il referendum famoso, che poi venne da lui perso per 3 punti percentuali, peccato perché altrimenti la storia d'Europa probabilmente sarebbe stata diversa, ecco, che si tenne il 27 di aprile del 1969, quindi fra poco saranno 50 anni, non è come una certa storiografia superficiale ci vuole far credere una forma di revisione del Senato. Normalmente si dice, sì, la famosa riforma di De Gaulle del Senato, o addirittura passata alla storia come riforma delle regioni, no, regionale, perché prevedeva un Senato eletto su base regionale, eccetera. No, era qualcosa di molto più ampio. Cioè, De Gaulle aveva previsto che il Senato, eletto sì su base regionale, però fosse espressione delle categorie economiche e sociali. E la legge quadro che lui sottopose ai francesi nel referendum del 69 prevedeva proprio questo, questa riforma a tutto campo. Non era di per sé una legge compiuta, lui cercava praticamente l'autorizzazione del popolo francese a emanare una serie di norme che poi sarebbero venute dopo, ecco, per la riforma radicale delle istituzioni e della società francese. Lo conosco molto bene questo argomento perché in quegli anni frequentavo Parigi avendo uno zio che era un funzionario di alto livello dell'ambasciata italiana a Parigi, ecco, e quindi ho seguito in diretta nel 1968 tutto il famoso dibattito sul Maggio francese, quello che ha rappresentato, eccetera, ma soprattutto le impostazioni di queste riforme proposte da De Gaulle nel 1969. Ho partecipato anche a dibattiti organizzati dall'UNR, l'Unione delle Nouvelle Repubbliche, che era il partito comunista dell'epoca. Allora lì, ed ecco perché questo è un modello che secondo me vale ancora e varrebbe anche per l'Italia, ove politicamente si potesse portare avanti, sostenere, il progetto era fondamentalmente questo: non soltanto eleggere un Senato su base sì regionale, quindi dipartimentale, come dicono loro, differenziato quindi dalla Camera dei Deputati, ma sia il Dipartimento, quindi la Regione, sia il Senato, che della Regione sarebbe diventato l'espressione diretta, dovevano essere eletti con un doppio criterio di rappresentanza. Tanto è vero che si parlava a quell'epoca di federalismo partecipativo. Cioè dal comune, addirittura dall'istituzione del quartiere, passando per il comune, andando al Dipartimento, quindi alla Regione, quindi poi al Senato, tutti questi enti pubblici si sarebbero dovuti eleggere in una doppia maniera. Da un lato il 50%, quindi di un consiglio comunale, per esempio, di un consiglio regionale, eletto in forma tradizionale, liste di partiti, come sappiamo. L'altro 50% a rappresentanza categoriale. Ecco, e questa riforma che partiva dal basso sarebbe poi culminata nel Senato delle categorie, cioè nel Senato organico. Ecco, questa era la volontà di De Gaulle e la riforma di De Gaulle. In quel momento
i poteri forti che già in Francia dominavano, come dominavano in gran parte d'Europa, si spaventarono a morte, perché dissero: ecco, ora arriva qui davvero qualcuno che incrina il nostro controllo sulla società, quindi che abbatte il nostro sistema totalitario, cioè che controlla tutto per definizione. E fu una lotta accanita, che io ho vissuto in parte anche in prima persona, partecipando, ripeto, a molti dibattiti, anche a molte assemblee parlamentari tra il 68 e il 69, fino a che riuscirono a convincere che dietro a questa riforma c'era, da parte di De Gaulle, che era stato poi il capo storico della resistenza francese, c'era un progetto di fascistizzare la Francia. Cioè fu sparso questo terrore, ecco, ora la Francia va incontro a un periodo, a un pericolo fascista. E tanto dissero e tanto fecero che il 3% della popolazione francese li votò contro, cioè il referendum fu perso per il 47% contro il 53%. Ecco, io credo che per liberarci dalla dittatura della oligarchia, ossia dire della plutocrazia finanziaria di cui si parlava prima, la partecipazione sia lo strumento principale. Tanto è vero che appunto in questo testo io parlo più volte di rivoluzione partecipativa. Non è una rivoluzione violenta, potrebbe anche diventare violenta, perché quando un sistema, un modello sociale non funziona più, si paralizza, a volte suscita delle reazioni violente, dando esempio in questo momento il Venezuela, per esempio. Ma l'idea della rivoluzione non parte mai da un'idea di violenza, parte da un'idea di cambiamento profondo a livello culturale. Ecco, e credo che questo cambiamento a livello culturale debba essere totale, cioè tutto quello che è esistito fino ad ora deve essere in qualche modo accantonato. Doppia rappresentanza, quindi sì, politica da una parte, organica da quell'altra, ovviamente per ricondurre chi? Per ricondurre i partiti alla loro funzione storica, che è ovviamente esprimere le sensibilità, le opinioni che prevalgono in un certo periodo storico nel paese, non il partito come mediatore di interessi economici, perché questo partito mediatore di interessi economici ormai i poteri forti, cioè l'oligarchia finanziaria, se li sono comprati tutti. E quindi ciò che oggi dice il partito, qualunque partito, è semplicemente la gran cassa di quello che gli fanno dire coloro che veramente influenzano in maniera decisiva la nostra vita sociale e politica quotidiana. Questa è la tesi che io sostengo, la rivoluzione partecipativa. Se poi volessimo entrare nello specifico per descrivere che cosa può diventare, cosa può realmente essere, cambiare nelle nostre abitudini, nella nostra vita quotidiana, la rivoluzione partecipativa, beh, io lo farei volentieri, ma a questo tema bisognerebbe dedicare una ulteriore serata. Ovviamente, se gli amici sono d'accordo nel farlo, io sono disponibile. Molto, molto interessante il concetto di rivoluzione partecipativa. Io a questo punto vorrei fare anche una battuta, no? Quindi De Gaulle, proprio per fare questa rivoluzione partecipativa, viene definito fascista. È interessante che la partecipazione reale venga poi bollata come fascista, mentre invece sembra che l'obiettivo dei cosiddetti, dei sedicenti democratici, invece è quello di allontanare le persone dalla politica, e questo effettivamente è significativo. Però anche questo ci introduce anche un altro tema, no? Cioè quello che dicevi tu, che il fascismo non può essere, diciamo, visto come una parentesi da espungere dalla storia italiana, ma è qualcosa che invece è ancora presente. Quindi, insomma, su questo bisognerebbe riflettere.
Però io voglio anche arrivare poi a una questione più forse urgente, perché abbiamo detto più volte, anzi il professore giustamente ha fatto riferimento a questa oligarchia, che queste, o meglio oligarchie presenti, che ognuna a modo suo diciamo, sostiene i propri interessi anche a discapito delle collettività. E giustamente dicevo, proprio perché questa partecipazione paradossalmente diventa sempre minore, diversi studi hanno parlato di una post-democrazia. Colin Crouch, un famoso sociologo britannico, ha coniato questo termine, cioè noi viviamo in un sistema post-democratico in cui i parlamenti, come è stato detto diffusamente questa sera, vengono svuotati del loro reale potere invece in favore di istituzioni o comunque gruppi di pressione più o meno occulti che determinano la vita dei popoli, e uno di questi è sicuramente l'Unione Europea. Parliamoci chiaro, insomma, chi poi decide veramente non è tanto il Parlamento Europeo quanto la Commissione Europea. Noi l'abbiamo visto in questi ultimi mesi in cui si è discusso della legge di bilancio, la Commissione Europea, quindi di Juncker, di Moscovici, insomma, la Commissione Europea non è appunto eleggibile. Cioè noi, quindi, l'istituzione più potente che decide per la maggior parte dei destini dei popoli europei non è eleggibile, quindi si pone al di là della democrazia. Allora io la domanda che voglio rivolgere a Simone anche in maniera quasi provocatoria è: ma se le decisioni le prendono appunto queste istituzioni post-democratiche, di cosa stiamo parlando stasera? Questa Costituzione può invece difenderci o da queste oligarchie, cioè può essere un'arma in mano dei sovranisti, oppure siamo veramente destinati a soccombere? Beh, sicuramente può difenderci se la utilizziamo per l'uomo nostro, cioè può difenderci se la utilizziamo per abbandonare appunto queste sovrastrutture internazionali a cui abbiamo aderito sostanzialmente senza neanche chiedere niente ai popoli, nello specifico al popolo italiano. Nella Costituzione c'è scritto tutto ciò che serve, tutto ciò che può essere utilizzato per andarsene domani mattina stesso dall'Unione Europea e dall'Euro, facendo valere il nostro testo costituzionale, cioè questa è la Costituzione, qui c'è scritto che l'Unione Europea è qualcosa di incompatibile fondamentalmente con la nostra Costituzione, che l'euro è incompatibile con la nostra Costituzione, arrivederci e grazie, ci rivendiamo la nostra banca centrale, la nazionalizziamo in virtù dell'articolo 43 della Costituzione, dove si dice che appunto ciò che entra nell'interesse collettivo e pubblico può essere sottratto a un privato e portato nell'interesse dello Stato, torniamo a stampare la nostra moneta, nazionalizziamo il sistema bancario nel periodo di transizione dall'euro alla nuova lira, questo si può fare sempre in virtù dell'articolo 43 della Costituzione, e si dice arrivederci e grazie a queste sovrastrutture che fondamentalmente tutte sono create per dare spazio e potere a quelle che qui sono state giustamente definite plutocrazie, ovvero il potere del capitale, che non è democratico per niente, sui popoli e sulle nazioni. Tutte le sovrastrutture internazionali sono create appositamente per avere un calo di partecipazione dei cittadini e del popolo alla vita pubblica, per lasciare le cose in mano a pochi burocrati, pochi esperti, pochi politici, e meno sono meglio è per il sistema, perché meno sono più facilmente li posso corrompere, e una volta che ne ho corrotto uno vale molto più, è molto più facile corromperne 150. Anche da qui l'idea di diminuire il numero dei parlamentari, no? Un Parlamento fatto da 60 persone, figuratevi, sapete i miliardi di euro come volerebbero per corromperne a decine, quanto sarebbe facile poi indirizzare la vita politica della nazione. Nei fatti è scritto che chiunque abbia avuto ruoli di livello in Unione Europea, all'interno delle commissioni, i presidenti e tutte quelle figure che abbiamo conosciuto, appena finito l'incarico in sede europea, finiscono nei quadri dirigenti, a fare i quadri dirigenti delle multinazionali e di tutte le lobby che ruotano attorno al palazzo di Bruxelles, che stanno lì a fare gli interessi delle aziende private a scapito della collettività. Ma questa è storia abbastanza palese e recente. Per questo noi diciamo oggi di impugnare la Costituzione, perché se poi andiamo a leggere la Costituzione, dentro ci troviamo tutti gli articoli che potrebbero diciamo rendere effettive quelle cose che poi chiediamo anche a livello programmatico, no? Perché spesso e volentieri i partiti hanno delle proposte politiche su quale base
giuridica si appoggiano. Voi volete nazionalizzare le autostrade, cosa che noi diciamo da un po' di tempo ormai, no? Rimetterle sotto il controllo di un ente pubblico, nello specifico l'ANAS, e fare una tariffa unica annuale, mettere un bollino sul parabrezza, 80 euro l'anno, e TG tutte le autostrade dello Stato, quindi sottrarle ai privati e rimettere l'interesse generale. Anche questo si realizza in capo a quella legge che noi formuleremo per far tornare le autostrade sotto il controllo dello Stato. Ci sarà scritto in ottemperanza l'articolo 43 della Costituzione, si fa questa cosa. Il mutuo sociale si fa in ottemperanza all'articolo che sta citato, dove si parla di uno Stato che garantisce il cittadino e lo aiuta nel risparmio privato per l'acquisizione della proprietà della casa. Quindi si va oltre il diritto alla casa cosiddetto, di cui ci parla sempre la sinistra, che poi ci porta a costruire casermoni tipo Torbella Monaca per infilare la gente come gli alveari tutta la vita a pagare l'affitto. Ma il mutuo sociale gli dice: facciamo un passaggio superiore, la gente deve avere la possibilità di diventare proprietaria della casa in cui vive, perché con la proprietà della casa tu fai quel passaggio che ti fa, che ti tramuta appunto da insetto nelle mani dello Stato e ti rende cittadino libero. Questo anche si può fare in ottemperanza a un determinato articolo della Costituzione. Una legge che impedisca le delocalizzazioni, come diciamo nell'articolo 42 e 43, è formulato chiaramente, preso ovviamente dal precedente ordinamento, che è quello del fascismo, che la proprietà privata in questa nazione deve avere una funzione sociale. Per cui se tu vuoi chiudere la tua azienda qui e vuoi andare ad aprire in Cambogia perché con i cambogiani le capi attorno, produci le cose a pochissimo prezzo e le rivendi qua a 10 volte, 20 volte, 30 volte il prezzo, amico mio, tu sei fuori dalla Costituzione e questa cosa non lo puoi fare. Io farò una legge per impedirti di farlo, perché nella Costituzione italiana è scritto così. Ecco, vedete che la Costituzione all'interno, soprattutto nella parte economica, ha tutte quelle chiavi che possono riportare diciamo così, lo Stato ad avere quel ruolo che deve avere nella vita di tutti quanti, di tutti i giorni di questa nazione. Perché è così importante? Perché la Costituzione di oggi, come testé detto, si aggancia al periodo precedente, ma quella precedente si aggancia ancora a quello precedente. È una costruzione trimillenaria, cioè dove siamo arrivati adesso è qualcosa che abbiamo costruito nel tempo, i nostri padri, i nostri nonni, fino ad arrivare agli albori della civiltà che è nata proprio qui, insomma, diciamo su questi sette colli. E l'unica cosa che non c'è mai stata in questa costruzione in 3.000 anni è quella di dare un potere al capitale, un potere ai soldi, un potere alla ricchezza, così tanto soltanto perché si è accumulata, perché la si è messa insieme. E questa è la grande cosa che oggi risulta completamente fuori contesto, il fatto che noi viviamo oggi in una società in cui i grandi capitali, la ricchezza accumulata, ha un potere enorme rispetto al valore che siamo abituati noi qui da queste parti a dare agli uomini. Quindi il valore all'uomo è sempre stato dato in funzione del sacrificio che può portare nell'opera, nel lavoro di tutti i giorni, nella costruzione della sua famiglia, della sua casa. Chi si sacrifica nel lavoro, chi è sempre stato, chi si sacrifica per lo Stato, chi fa il soldato tutta la vita, chi tutta la vita, quella è sempre stata una persona per bene, una persona degna di essere rispettata. La gente che passava il tempo semplicemente a accumulare i soldi, a nasconderli sotto un sasso fino ad avere una quantità d'oro enorme, è sempre stata vista da queste parti come qualcuno che, insomma, una persona da poco, che si era poco impegnata nella vita. Quindi la ricchezza personale non corrisponde necessariamente con il... Viviamo invece in un contesto in cui tutto questo è ribaltato, laddove si cerca di dire che la persona che vale è quello che ha accumulato un sacco di soldi. E c'è poi gli esempi pratici come il buon Soros, no? Che è una persona che ha accumulato una marea di capitali nella vita, che è venuto qui a fare le speculazioni finanziarie. Noi abbiamo dato addirittura una laurea honoris causa quando ha rischiato di far fallire la nostra moneta. Ecco quindi che ci dobbiamo riappropriare dello spirito che viene da lontano per cercare di guardare al futuro. Ecco perché noi, e penso ormai soltanto noi e forse qualcuno a sinistra un po' più illuminato, parla di Stato, parla di intervento pubblico nell'economia, parla di uno Stato che ha la sua moneta e che la fa circolare. E perché è il fumo negli occhi? E chiudo. Perché la cosa che vogliono più di tutte non è tanto corrompere i politici, ma è sottrarre al popolo il controllo della moneta. Perché la moneta è l'unità che misura il loro potere. Se uno ha un capitale espresso in una moneta che è controllata dal popolo, non può agire liberamente come fa oggi uno che invece ha un capitale
che è in una moneta espressa da una banca privata che si chiama Banca Centrale Europea, che si trova in un'altra nazione, che è governata da meccanismi che non sono democratici, che non sono sotto il controllo popolare e su cui nessuno può dire né A e né B. Ecco che questo è solo un primo passaggio prima di arrivare a quello che loro forse veramente vogliono, che è una moneta globale completamente sottratta al potere del popolo di dire come questa moneta deve essere stampata, quanta ne deve circolare, una moneta globale che possa garantire per sempre il loro potere sui popoli. Ed ecco perché la Costituzione, ecco perché, come si diceva, anche una rivoluzione partecipativa non è una parola che ci deve spaventare, e mi aggancio sempre, no? Prima ho fatto la critica partendo dicendo agli amici antifascisti che ci stanno guardando, guardate che quando voi citate sempre a sproposito, quindi mi rivolgevo a loro, invece adesso mi rivolgo alle persone che vengono dal nostro mondo, che spesso quando sentono parlare di partecipazione, democrazia, partiti, elezioni, storcono un po' il naso, no? Perché si pensa sempre che si possa, che questo sia, diciamo, qualcosa che sottrae e che può essere permeato appunto da quei capitali per rovesciare lo Stato a favore del capitale. La democrazia, la partecipazione, i partiti sono già scritti nella Repubblica Sociale Italiana. Noi non ci siamo inventati niente, non è che Casapound arriva qui nel 2019 a dire amici, camerati, è giusto che esistano i partiti, è giusto che si facciano elezioni, è giusto che lo Stato sia rappresentato dai cittadini in base all'idea politica, all'opinione che hanno, perché sta scritto già nella Costituzione della Repubblica Sociale, dove erano previsti i partiti, dove era prevista l'elezione di un presidente della Repubblica Sociale fatta dai partiti della Repubblica Sociale, era stato anche costituito un partito socialista della Repubblica Sociale, quindi non c'è da stranirsi nel fatto che oggi Casapound si guarda la democrazia, partecipa alle elezioni e comunque vuole richiamare a quella radice storica, perché è un percorso che è già stato fatto in precedenza. E noi oggi siamo fortemente convinti che la partecipazione popolare possa essere quella cosa che scardina il sistema, ammesso che, e chiudo, perché è la cosa più importante, che questa partecipazione popolare sia libera, perché qui non siamo andati a toccare il punto fondamentale, perché questo dannato capitale, le plutocrazie fin cui citate, la prima cosa che si comprano sono i sistemi di informazione, per cui tu ti ritrovi con una democrazia partecipativa dove il popolo può votare e può esprimersi, ma può abbeverarsi alla fonte dell'informazione fatta da 7 canali televisivi, di cui 3 in mano al signor Silvio Berlusconi, 1 in mano a Cairo Editore e gli altri 3 in mano ai partiti, testa detto, comprati dal capitale. Ecco che qua il meccanismo si inceppa, perché quando poi le persone vanno a votare non sanno che cosa succede attorno a loro, vedono solo quello che gli passa la televisione, e quello che fa, quello che dice la televisione, i meccanismi che si mettono in moto sono quelli che generano poi l'opinione pubblica. Quindi non c'è consapevolezza, non c'è libertà di informazione, dove non c'è consapevolezza, non c'è libertà di informazione, non esiste più neanche la democrazia. Loro si possono riempire tutta la vita la bocca della parola democrazia, ma oggi qui la democrazia non c'è, perché non c'è l'informazione libera, perché parlano solo i soliti, e quelli che parlano e quelli che appaiono sempre, statene pur certi, sono funzionali al sistema, altrimenti non starebbero tutti i giorni in televisione. E quelli che oggi stanno tutti i giorni in televisione, che magari ci sono arrivati anche con argomentazioni interessanti, guarda caso oggi hanno tutti quanti cambiato idea, e più cambiano idea a favore del sistema, a favore dell'euro, a favore dell'Unione Europea, a favore degli organismi internazionali, a favore di questo o di quest'altro, più parlano, meno critica gli viene fatta e più campo gli viene lasciato, anche facendogli degli assist abbastanza palesi, no? Faccio uno su tutti, l'immigrazione. Oggi non si parla d'altro, quando i temi dovrebbero essere tutt'altro, si parla solo di immigrazione, si parla solo di questi 40 disperati che stanno su una nave a girare qui nel Mediterraneo, che dovrebbe essere rispediti, secondo me, immediatamente al mittente sulle coste della Libia, ma è diventato l'unico argomento della politica nazionale. E dall'altra parte l'opposizione, invece di fare la critica al governo sui temi economici, sulla mancata flat tax al 15%, sul reddito di cittadinanza che è stato fatto, che è una buffonata, che tutti... Si continua a parlare di questa immigrazione, facendo sì che la gente si concentri solo su quello e porti i suoi voti ad una persona che ad oggi ha cambiato idea sull'euro, ha cambiato idea sull'Unione Europea, ha cambiato idea in geopolitica, in politica estera, ha cambiato idea su un sacco di cose, ma che da qui a maggio si prepara a prendere una valanga di voti per andare a governare appunto quell'Unione Europea, dicendo che la riformerà dall'interno, ma che sicuramente non la riformerà. Quindi scusate se ho fatto una digressione politica che va oltre la vicenda della Costituzione, ma è per dire quanto è importante
ribadire sì l'accento sulla Costituzione, ma se non parliamo di libertà di informazione, se non parliamo di editoria pura, no? Che è un'altra cosa detta dai 5 Stelle, l'editoria pura, gli editori devono essere soltanto editori, non ci deve essere capitale, la banca, tutte cose dimenticate, abbandonate, la separazione delle banche, un altro dei punti dei 5 Stelle, la devono fare come prima cosa, sta nel contratto di governo, non avete più sentito parlare? No. La nazionalizzazione delle autostrade? No, non c'è più niente. Non si parla più di niente se non di questi 30 disgraziati su una nave che girano sul Mediterraneo, che sembrano essere il trucco su cui gira la politica italiana. E scusate se no, mi sono dilungato. Effettivamente voglio evidenziare questo apparente paradosso che, insomma, alla fine gli unici difensori della democrazia alla fine sono rimasti i fascisti, perché insomma, cioè, se la democrazia appunto è il potere del popolo, questo popolo che gli amici globalisti, amici, per modo di dire, la partecipazione più che l'espressione, esatto, semplicemente del mettere la is, esatto, la partecipazione, quindi una vera democrazia, perché poi no, senza partecipazione non può esservi democrazia, soprattutto non può esservi democrazia senza un popolo, visto che poi gli amici del capitale sono appunto di solito degli apolidi, quindi dei cosmopoliti, lo sappiamo bene, quindi insomma diciamo che questo è molto interessante. Come è molto interessante, questo Simone l'ha evidenziato in maniera molto forte, che ci sono, insomma, siamo arrivati a questa situazione perché sono state fatte delle scelte molto precise che sono andate poi a distruggere un'impalcatura che era appunto pre-costituzionale, quindi hai parlato della legge bancaria, quello è fondamentale, perché qua la vera rivoluzione oligarchica, che richiamava anche il professore, cioè lo possiamo vedere anche nel 92, cioè 92-93 c'è una vera rivoluzione oligarchica, e passa attraverso cosa? Passa attraverso la distruzione dell'IRI, quindi lo Stato imprenditore, quindi uno Stato che controlla l'economia, come si è uscito con la Costituzione, quindi il controllo sui flussi di capitale, invece tutto è stato liberalizzato. Ancora prima c'era stato il divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, quindi quella è stata una mazzata pesantissima sulla sovranità monetaria dell'Italia, più prima, diciamo, dell'entrata dell'euro, che poi è stato il colpo di grazia, e appunto poi la legge bancaria, insomma. Cioè tutto questo, incredibilmente, noi cosa possiamo, cioè come possiamo poi riprenderci la nostra sovranità? Forse tornando a, pittoricamente, quella sovranità doveva negare? Secondo ovviamente la narrazione dominante. Sì, mi riallaccio un attimo al discorso di Simone quando ha parlato di democrazia. Nella Repubblica Sociale Italiana lui ha detto bene, c'è già nel Manifesto di Verona l'idea che alcune cose vadano corrette, scritto esplicitamente. Quindi il fatto che fosse stato usato eccessivamente questo principio autoritario, che bisognasse in qualche modo sperimentare anche forme elettive di partecipazione, quindi portare a fondo questo processo, è scritto esplicitamente nei 18 punti di Verona. Ma d'altronde l'idea di democrazia non è estranea al regime, solo che è una democrazia diversa. Io penso in primo piano a Bottai in un suo discorso celebre nel 1930 dice che l'idea corporativa è in stretta linea di continuità con la Rivoluzione Francese, ma la vuole superare. Se la Rivoluzione Francese ha inserito le masse nello Stato, compito di una nuova civiltà è quello di renderle realmente partecipi, e qui ritorna la partecipazione di cui parlava il professore, quindi nulla di nuovo. Bruno Spampanato scrive un libro che si chiama Democrazia Fascista, stiamo negli anni 30, e questo pensatore, che tra l'altro è uno di quelli che andrà poi a proporre un progetto di Costituzione a Mussolini durante la Repubblica Sociale, in cui c'è il presidenzialismo, ci stanno molti aspetti interessanti, addirittura dialoga con l'Unione Sovietica in nome del superamento del capitalismo, tant'è che il Partito Nazionale Fascista si allarma perché alcune frange giovanili sono troppo entusiaste verso i piani quinquennali, verso alcune forme sociali ritenute molto interessanti, rivoluzionarie, capaci di abbattere il capitalismo. Questo lascito poi si ritrova prepotentemente nel movimento sociale, per quanto il movimento sociale rimarrà poi stretto anche per esigenze, per sopravvivenza, in una logica, se vogliamo, conservatrice, però al suo interno ci sono istanze interessanti, cioè la CISNAL citata prima, quindi il sindacato che ribadirà sempre che il sindacato deve garantire la partecipazione dei lavoratori. Se l'azione sindacale è meramente rivendicativa, poi si va ad esaurire quello che poi succede oggi, no? Un sindacato esterno,
fazione di protesta non può impedire le delocalizzazioni, le privatizzazioni, azione sterile nulla, a cui la gente va a bussare per qualche magari piccolo favore, ma finisce lì. Invece un sindacalista di questo ambiente, Diano Brocchi, scrive Democrazia corporativa, in cui ribadisce questi principi. C'è anche l'Istituto di Studi Corporativi, istituto sconosciuto, che però per 20 anni formula la politica economica dell'MSI proposte, cioè l'attuazione dell'articolo 46, la collaborazione, quindi la reale democrazia e partecipazione del lavoratore alla sua azienda, è ribadita continuamente in maniera sicuramente a volte anche sterile, anche come fosse una bandiera, però c'è sempre, è ben presente. Tutto questo però allo stesso tempo non può bastare, secondo me, perché c'era chi diceva che istituzioni nuove con uomini vecchi chiaramente cambierebbero poco. E quindi un altro passaggio importante è sicuramente quello di cambiare la mentalità, di far sì che il popolo ritorni veramente ad avere questa idea di partecipazione. C'era chi diceva la partecipazione del popolo al proprio destino. E quindi se il popolo recupera questo, recupera l'idea di comunità, supera l'individualismo, allora si può fare qualcosa, altrimenti diventa difficile, anche perché poi uno si chiede come mai sono avvenuti tutti questi passaggi. La svendita del patrimonio pubblico italiano nel 92, sicuramente c'è stato un attacco esterno, c'è stato un problema anche interno. Quindi secondo me una priorità è quella di liberarci dal cosiddetto autorassismo, cioè l'idea che l'italiano è sempre indietro, l'idea gobbettiana, no? Che all'Italia fosse mancata una riforma protestante, che i tedeschi sono migliori, lì non succederebbe, vai in America. Cioè l'Italia resta sempre comunque tra le prime potenze industriali, quindi o ci liberiamo di questo pregiudizio o andremo sempre a fondo. E l'ultimo aspetto è sicuramente quello demografico, che si collega sicuramente a questo quadro, perché è chiaro che se un popolo che già ha questa mentalità problematica non vuole neanche fare figli, diventa difficile. Gotti tedeschi diceva che se voi mi spiegate come fa ad aumentare il PIL con la recessione demografica, vincere il Nobel, tanto il Nobel lo danno a qualsiasi imbecille. Appunto, si è toccato poi un altro tema, perché diciamo cioè quello è stato accennato da Francesco del presidenzialismo, no? Che già durante le Repubbliche Sociali si era cominciato a parlare, e effettivamente questa è una discussione che l'Italia va avanti da parecchi anni, cioè sul fatto che è possibile una riforma costituzionale in senso presidenzialista invece di rimanere a una repubblica parlamentare, soprattutto nel momento in cui questo Parlamento è svuotato di ogni sovranità, in cui i partiti ormai sono diciamo delle consorterie o peggio diciamo le espressioni di poteri forti che appunto gli stanno alle spalle. E soprattutto la cosa che a me interesserebbe sapere è, cioè, può essere interessante appunto una svolta presidenzialista, una riforma presidenzialista della Costituzione, e soprattutto se effettivamente è proprio oggi che la politica si va sempre più polarizzando attorno a delle figure forti, no? Quindi lo vediamo, cioè, oggi il cittadino italiano vota Salvini, non vota la Lega, comunque ha votato Renzi più che il PD alle europee scorse, e questo lo vediamo, no? Quindi Orban e quindi Macron o la Le Pen, insomma c'è sempre una figura forte di riferimento. Io dico, senza scadere poi diciamo in derive tribunizie o demagogiche, ma può anche essere un argine un presidente della Repubblica, cioè, di fronte alle istituzioni, anzi alle burocrazie europee, professore? Non c'è dubbio che una riforma partecipativa di cui si è parlato prima debba trovare un suo punto di repere, una sua sintesi, proprio in un esecutivo forte, perché altrimenti la partecipazione potrebbe degenerare in anarchia al limite, quello non è certamente ciò che vogliamo, in un esecutivo forte, e quindi cosa di meglio di un Presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo. Ecco, ancora una volta torno all'esperienza francese e mi permetto di leggervi per intero, perché è tanto breve, l'articolo 16, famoso articolo 16 della Costituzione francese, di cui si è tanto discusso, che sono i pieni poteri
che De Gaulle fece votare e attribuì a se stesso, che poi ha usato una volta sola all'epoca della guerra d'Algeria. Però vale la pena di ascoltare cos'è la figura del presidente, laddove un vero presidenzialismo, loro dicono semi-presidenzialismo, a me non piace questa parola semi, per me sono soltanto due tipi diversi di presidenzialismo, quello all'americana e quello alla francese. Allora sentite cos'è l'articolo 16 che riguarda il Presidente della Repubblica. Quando le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza della nazione, l'integrità del suo territorio o l'esecuzione dei suoi impegni internazionali sono minacciati in modo grave e immediato e il funzionamento regolare dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica prende le misure imposte da queste circostanze, dopo aver consultato il Primo Ministro, i Presidenti delle Camere e del Consiglio Costituzionale, che poi sarebbe la Corte Costituzionale francese, e le ne informa la Nazione con un messaggio. Queste misure devono essere ispirate dalla volontà di assicurare ai poteri costituzionali nel tempo minimo indispensabile i mezzi per compiere la loro missione. Il Consiglio Costituzionale è consultato al riguardo, il Parlamento si riunisce di pieno diritto, l'Assemblea Nazionale non può essere sciolta durante l'esercizio dei poteri eccezionali. Trascorsi 30 giorni di potere eccezionale, il Consiglio Costituzionale può essere interpellato dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, quindi la Camera dei Deputati, dal Presidente del Senato, da 60 deputati o senatori, al fine di esaminare se le condizioni enunciate al primo capoverso permangono. Esso si pronuncia nei tempi più brevi possibili per mezzo di un avviso pubblico. Esso procede di pieno diritto a questo esame e si pronuncia in ugual modo al termine di 60 giorni di esercizio dei poteri eccezionali e in ogni momento oltre il limite di tale durata. Ecco, questo è l'articolo 16, pieni poteri al Presidente. Da notare che è il Presidente che decide quando assumere pieni poteri, non è qualche organo legislativo che glieli dà. L'organo legislativo poi controlla se questa assunzione è legittima o meno. L'organo legislativo può anche sottoporre il Presidente, ovviamente, a una inquisizione di carattere penale qualora ci fosse una illegittimità di questa rivendicazione ai pieni poteri. Però è il Presidente incaricato di assumere i pieni poteri. Ecco, questo è un vero esempio di presidenzialismo. Cioè, e di che cosa civile può il Presidente fare quando è eletto dal popolo? Perché lo può fare il Presidente francese questo? Perché è eletto dal popolo e quindi il popolo gli dà un mandato di protezione per la nazione intera. Non è eletto da una schiera più o meno limitata di parlamentari, i quali sappiamo poi come agiscono. Ecco, è da notare anche un'altra cosa, che non c'è nell'articolo 16 francese un limite temporale prestabilito all'esercizio dei pieni poteri. Sì, dopo i primi 60 giorni il Parlamento può fare una verifica, ma non revocare i pieni poteri, soltanto in caso di manifesta illegittimità, cioè di messa in stato di accusa del Presidente, può revocare i poteri, altrimenti no. Ecco, e allora qui facevo un parallelo con un istituto giuridico tipicamente romano, che era la dittatura. La figura del dictator romano era qualcosa di analogo, no, all'articolo 16 francese, però era molto meno forte, perché durava soltanto a priori per 6 mesi. Dopo 6 mesi doveva cessare e lì scattava l'eventuale messa in stato di accusa. Ecco, qui invece non si prevede un periodo limitato, si prevede che l'esercizio dei pieni poteri continui finché l'eccezionalità degli eventi che l'hanno provocato
continui sia manifesto. Quindi questo credo che dovrebbe essere la funzione di un presidente eletto dal popolo, cioè avere in mano l'autorità per dire qui un momento l'indipendenza nazionale, quindi la sovranità, è minacciata. A questo punto io mi assumo i pieni poteri a difesa della sovranità del popolo. Ecco, questo si può fare in un regime presidenziale, in un regime parlamentare classico, assolutamente no, perché manca l'investitura popolare. Laddove manca l'investitura popolare, manca la legittimità dell'esercizio dell'autorità. Ecco, un'ultima cosa che non c'entra nulla, però volevo dire quello che un commento a quello che ha testé detto il segretario Stefano, e che mi trova totalmente concorde, è come si fa a formarci un'opinione oggettiva sulla situazione politica quando questa opinione passa attraverso i media, che sono strumenti delle oligarchie e delle plutocrazie. Ecco, questo è talmente vero che mia moglie lo sa, tra l'altro, che quando la mattina apro il televisore per il primo telegiornale e come prima notizia sento dare il bollettino di borsa, come se fosse la cosa più importante del mondo, come è andata la borsa oggi, e siamo, ecco, io gli dico subito: guarda, spingi, perché il bollettino della mafia non lo voglio ascoltare. Questo, e lei spinge, magari un po' torto collo, perché invece a lei piacerebbe poi sentire le notizie dopo. Ma io sono talmente schifato da questo incipit del telegiornale che preferisco ignorare tutto il resto. E poi c'è da dire un'altra cosa: quant'è che il telegiornale apre con queste notizie di borsa? Quando c'è stato un calo. Quindi oggi la borsa ha perduto il 2%, prima notizia, che va al di là di qualunque altra. No? Ecco, se domani la borsa lo guadagna il 2%, silenzio totale. Il che vuol dire che si reputa assolutamente fisiologico e necessario che la borsa non faccia altro che guadagnare. La prima volta che perde siamo tutti minacciati di morte, siamo tutti sull'orlo del fallimento. Ecco, questa è una forma di terrorismo mediatico a cui ci dobbiamo veramente ribellare, perché la borsa, come parametro per giudicare della salute della nostra società, vale assolutamente zero, perché sappiamo che in mano a degli speculatori senza scrupoli, i quali la fanno andare giù, su o essere stabile unicamente in base non tanto al loro interesse economico, che sarebbe già qualcosa di più legittimo, ma al loro interesse politico. Oggi serve di proclamare l'eccezionalità di una situazione. Allora parliamo della borsa che è crollata, perché a questo punto poi si giustificano ovviamente i provvedimenti relativi, le tasse, le forme di esproprio e tutto il resto, perché bisogna uscire dal momento dell'emergenza. Ecco, questa è veramente una grande truffa mediatica ai danni del popolo italiano, non solo di quello italiano, ripeto, noi parliamo dell'Italia, ma in altri paesi accade esattamente la stessa cosa. Ecco, e a questo bisogna ribellarsi. Come? Secondo me, facendo rete, come concludeva il buon Tolstoi, Guerra e Pace, quando i cattivi fanno società, fanno compagnia fra loro, l'unico rimedio è che i buoni facciano altrettanto. Ecco, quindi noi dobbiamo creare delle reti informative, non voglio dire informatiche, delle reti informative di qualunque livello, di qualunque tipo, per contrastare questa disinformazione ufficiale che i canali pubblici e privati quotidianamente ammaniscono. Quindi l'esortazione è: facciamo rete informativa, pubblica, e cerchiamo di comunicare la verità anche da questo punto di vista. Questa serata è appunto un buon esempio per
per fare rete, insomma, per conoscerci, per insomma, offrire un'altra visione, soprattutto su un tema come la Costituzione, che appunto di cui abbiamo sentito soltanto le solite campane. Direi che abbiamo toccato quasi tutti gli argomenti. Io passerei adesso alle domande al pubblico. Poche, mi raccomando, telegrafiche, non facciamo controrelazioni, non facciamo considerazioni, domande mirate. Chi si offre? Prego. Io avevo una domanda veloce e una curiosità. La domanda veloce è: ma abbiamo proprio bisogno di una Costituzione? Cioè, visto che esistono stati che fondamentalmente non l'hanno, o stati che l'hanno leggera e non rigida come la nostra, è fondamentale per l'Italia? E la seconda curiosità era: abbiamo visto quanto del fascismo c'è nella Costituzione, tra l'altro c'è anche per esempio i fasti catalanesi, non so se... quanto c'è, questa è una curiosità, della Costituzione sovietica nella nostra Costituzione invece? Grazie. Beh, allora intanto faccio una piccola premessa e poi passo la parola a chi di voi vuole intervenire. Cioè, effettivamente la prima Costituzione scritta è stata quella degli Stati Uniti d'America nel 1776, quindi l'umanità ha vissuto anche senza Costituzione, cioè fino ad allora, quindi la Gran Bretagna oggi appunto non ha una Costituzione scritta, si basa su una tradizione. Invece effettivamente però la storia italiana è stata molto più accidentata, quindi effettivamente si può pensare se una Costituzione sia più o meno diciamo utile. Però per il resto lascio la parola a chi di voi vuole rispondere. No, professore, prego. Diciamo che la Costituzione ha un vantaggio, o dovrebbe averlo, lo stesso non lo ha. Dovrebbe essere un insieme di paletti più o meno fissi, all'interno dei quali il legislatore ordinario può legiferare. Uscendo da questi paletti, il legislatore ordinario compirebbe un abuso. Ma naturalmente, per dare un senso positivo alla Costituzione, la Costituzione deve esprimere il sentire di un popolo in un certo periodo storico. È ovvio che laddove poi si modifica questo sentire comune del popolo, anche la Costituzione deve modificarsi. Quindi nel momento stesso in cui la Costituzione è superata perché le esigenze del popolo, quindi il suo sentire, sono andate oltre il dettato della Costituzione, delle due l'una: o si riforma la Costituzione, si adegua quindi a queste nuove esigenze, oppure si lascia invariata. Se si lascia invariata diventa effettivamente una gabbia che impedisce lo sviluppo, che impedisce il progresso. E molte costituzioni contemporanee, non soltanto quella italiana, sono proprio delle gabbie che impediscono lo sviluppo, o perlomeno lo ostacolano molto. Quindi sì, una costituzione può anche servire per evitare degli abusi da parte del legislatore, purché però sia una Costituzione che corrisponde a un'opinione comune dello stare insieme. Noi perché siamo popolo, perché siamo comunità, perché al di là delle divisioni partitiche ci unisce un comune sentire di obiettivi generali che in un modo o nell'altro tutti però riteniamo validi e riteniamo meritevoli di essere raggiunti. Questa dovrebbe essere la Costituzione. Quando va oltre è chiaro che non è più un aiuto, ma diventa una gabbia all'interno della quale un popolo può anche morire se non la modifica in tempo. Faccio una piccola digressione, perché poi è sempre la questione di questo comune sentire che può portare anche alla modifica della Costituzione. Quando è stato inserito il pareggio di bilancio in Costituzione, tu avevi dei giornali che dalla mattina alla sera aprivano, no? Dicendo che se lo Stato spende troppo, come facciamo? Lo Stato è come una famiglia, è come un padre che regala i soldi al figlio che si indebla, bla 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 bla, fino a montare un'idea per cui alla fine devi mettere il pareggio di bilancio, perché senza questo pareggio di bilancio non si poteva vivere, e ti trovi tutti i partiti concordi, dalla Lega passando per Fratelli d'Italia o il PDL, ancora la sinistra, all'unanimità è stato messo il pareggio di bilancio in Costituzione, che è una sciagura, una sventura, senza che la gente fosse realmente informata di che cos'è questo pareggio di bilancio in Costituzione, di che cosa voglia dire. Però anche qui
si tratta di chi forma l'opinione, di chi forma quel comune sentire, se no non c'è solo il comune sentire, c'è il diritto comune e il diritto naturale. I paesi senza costituzione, che sono la maggioranza, si vanno al diritto comune, come ha detto il professore, al diritto naturale, che è il diritto di vivere della persona. Ecco dove vengono potenti su quello che dicevi tu. Sono due baluardi dei paesi senza costituzione, il diritto comune e il diritto naturale. Dal punto di vista personale, vogliamo usare anche questo termine, anche se sono segretario di Casabound, mi sento più tutelato da una costituzione scritta dove dentro c'è un'impalcatura comune decisa da tutti quanti e da cui non, teoricamente non si dovrebbe uscire, anche se poi se uno si va a leggere la costituzione siamo fuori da ogni cosa descritta all'interno su come è la società. È la società di oggi, e noi infatti pensiamo che con la Costituzione si possa tornare ad essere ciò che eravamo un tempo, quindi per me la Costituzione scritta vale sempre molto più che una Costituzione non scritta o che non ci sia affatto. Sulla parte sovietica, cioè sul confronto delle cose sovietiche che possono essere una Costituzione, questo io non ho idea, perché francamente dico non ho letto la Costituzione sovietica, però vi posso dire che gli articoli appunto 41, 42 e 43 della Costituzione, laddove si prevede dei forti limiti alla proprietà privata, sicuramente hanno un'impressione e uno stampo socialista che secondo me non si trovano in pochissime altre costituzioni mondiali, e ci piacciono ovviamente, questo è fuori, infatti, è fuori discussione. Infatti su questo volevo aggiungere qualcosa. Sappiamo che la Costituzione nasce da un compromesso tra la componente cattolica e la componente comunista, insomma, di coloro che avevano fatto la resistenza o che comunque hanno aiutato gli angloamericani a vincere la guerra. Però effettivamente da questo compromesso nasce una Costituzione che si basa su un sistema misto, lo abbiamo detto più volte, e quindi quando si parla di programmazione che è presente nella Costituzione, non è sicuramente la pianificazione a livello sovietico, non lo è, per la pianificazione sovietica dice entro 5 anni dobbiamo aumentare il 10% la produzione in questo settore, quindi arriva Stakhanov che lavora 25 ore al giorno, muore e tanto però abbiamo raggiunto il 10%. Ecco, questo non c'è, però quello che c'è la programmazione che c'è stata anche in Inghilterra, cioè il trentennio glorioso, quindi dal 45 fino ai primi anni 70, si basa su questa economia mista anche di programmazione, perché è lo Stato che programma quali sono i settori su cui dobbiamo investire, quali sono i settori in cui dobbiamo anche occupare le persone. Ecco, tutto questo, io non lo definisco sovietico, io lo definisco qualcosa di, se vogliamo, profondamente a livello macroeconomico, non solo keynesiano, ma anche, se vogliamo, fascista. Quindi pianificazione non nel senso ovviamente così costrittivo, vincolante come i piani sovietici, però sicuramente un intervento dello Stato, una direzione, non tanto bloccare, perché poi appunto il collettivismo sovietico ha fatto questo, ha bloccato, però... Ecco, io la Costituzione non lo vedo, semmai era molto più pericoloso all'articolo 81, prima che venisse modificato definitivamente con il pareggio di bilancio, ed è francamente sintomatico se è stata la sinistra a farlo. Comunque, proprio nel momento in cui c'erano comunisti e cattolici che trovavano un compromesso, arriva Einaudi, Luigi Einaudi, liberista, che riesce a dire ok, quando si tratta di spesa pubblica, però specificando con quali soldi, con quali risorse si vuole fare questa spesa pubblica. Ecco, quello era il primo passo per poi arrivare alla riforma che è stata fatta qualche anno fa. Quindi. Ecco, bisogna anche aggiungere che le costituzioni sovietiche ci sono state più di una nel corso della storia. L'ultima, tra l'altro, quella del 1975, che poi fu un portato dei famosi accordi di Helsinki, è stata poi quella Costituzione che ha permesso al dissenso interno dell'Unione Sovietica di manifestarsi pubblicamente e nel giro di pochi anni addirittura di mettere in crisi il sistema. Quindi diciamo Brezhnev, quando sottoscrisse gli accordi di Helsinki e li portò dentro la Costituzione Sovietica, credeva di avere
sottoscritto un accordo che gli sarebbe, sarebbe permesso al regime di continuare indefinitamente. Invece, proprio accettando determinati parametri come il rispetto della persona umana, la libertà religiosa, la libertà di opinione, perché tutto questo c'è nella Costituzione sovietica del 75, ha dato modo poi al dissenso interno di appellarsi a questa Costituzione e dire, cari miei, l'avete scritto voi, che ci sono questi diritti, com'è che adesso io non posso praticarli? E allora a livello mondiale poi è nata anche questa condanna del sistema sovietico. Quindi diciamo che l'ultima Costituzione poi dell'Unione Sovietica non era tanto male come Costituzione, anzi, recepiva molti dei diritti della persona umana. L'unico problema è che non li applicava. E quindi ovviamente Brezhnev, sentendosi invulnerabile a livello mondiale, dice, beh, io sottoscrivo qualunque cosa, tanto poi non la applico. Invece, guarda caso, c'è qualcuno che gli ha fatto applicare. E allora a quel punto è iniziato il crollo del regime sovietico. Che poi dopo questo abbia portato a un miglioramento o un peggioramento, questo è un altro discorso. Ma riaffronteremo un'altra volta. Io chiudo, dico che qualcosa di sovietico in effetti c'è, perché se andiamo a vedere l'assemblea costituente c'è riferimento anche ai soviet, perché chiaramente la parte comunista era marxista, era fedele alla linea di Stalin, e questo indubbiamente c'è, ma dentro la Costituzione ci sono tante cose, non penso che questa sera fosse stata l'intenzione di qualcuno di dire che la Costituzione è fascista. Dentro la Costituzione c'è il marxismo, la dottrina sociale della Chiesa, idee liberali, idee repubblicane, però quello che mi preme sottolineare è il fatto che inevitabilmente, come già ho detto, quello che viene edificato, perché durante il fascismo quattro codici vengono rifatti, codice civile, procedura civile, penale, procedura penale, e nessuno di questi viene minimamente, vengono emendati, in alcune parti non vengono comunque aboliti, cioè vuol dire che si inseriscono nel tessuto sociale, tutti gli articoli che abbiamo detto, le leggi che sono state fatte, queste inevitabilmente sono entrate e hanno caratterizzato la società italiana. Pensiamo all'AGIP, fondata nel 1926, l'AGIP è stata lo strumento, grazie a Mattei, che è sicuramente una persona che va recuperata in nome di quel autorazzismo, no? Di cui parlavamo prima. Cioè, contro l'autorazzismo. Contro l'autorazzismo, chiaramente. E lui era un istituto che i liberali volevano far fuori, lo affidano a Mattei proprio col compito specifico di chiudere questo carrozzone di Stato. Mattei si accorge delle potenzialità insite nell'AGIP, crea l'ENI che diventa strumento volano per il boom economico, per l'industrializzazione italiana, e apro parentesi, non beneficia degli aiuti del piano Marshall, ma anche strumento di politica estera, con cui il modello sociale italiano va all'estero, in parte anche qui riprende linee guida elaborate prima, il periodo di Giarratana alla guida dell'ENI, per esempio, un periodo a cui si guarda con interesse. Zanmatti, il numero due dell'ENI, era un fascista. Mattei lo richiama perché era un tecnico preparato, quindi inevitabilmente si respira, perché quella è stata la stagione di massima repressione economica di tutto il Novecento, quindi inevitabilmente quando vai a fare un testo costituzionale, quello lo ritrovi, volente o nolente. Keynes era un pensatore con cui i fascisti dialogavano, la traduzione di autarchia economica era pubblicata in Italia, era ampiamente discussa, quindi quella, come fai a dire di no? Anzi, anche perché molte cose avevano dimostrato di funzionare. Anzi, l'idea dei comunisti era quella di impossessarsi di strumenti come consigli di gestione per farne poi il volano della rivoluzione operaia, quindi sempre l'ottica di classe, e questo poi il loro grande limite, perché era una cosa che non promuovendo la collaborazione era destinata al fallimento, come poi è stato. I comunisti sono stati paradossalmente poi i primi a vendersi e a favorire tutte le privatizzazioni, tutto lo scempio che si è verificato dal 92 in poi, la fine di questo modello, perché modello di terza via, invece loro ragionavano solo in ottica di scontro e sono stati incapaci di valorizzare alcuni strumenti. Chiudo, ultima cosa, anzi non la dico perché siamo già troppo... Ora lascio proprio lo spazio per un'ultima domanda, però telegrafica. Domanda telegrafica per risposta telegrafica. Nessuno se c'è. Sempre che c'è, non c'è, quindi allora io vi ringrazio per essere
per essere venuti qui. Ricordo che al banchetto della Testa di Ferro saranno presenti anche copie del libro del professor Vivaldi Forti, e io insomma vi ringrazio ancora una volta e ci vediamo alla prossima.